SKF per Volvo XC90. Quant Nano Flow Cell. Ferrari richiama la 458 Italia. Autotecnica di ottobre in edicola. Bentrovati ad una nuova edizione di Autotecnica News. Nella prima notizia di oggi parliamo della nuova Volvo XC90 che il pubblico ha potuto apprezzare dal vivo al recente Salone di Parigi, che verrà prodotta in versione 2WD e AWD. Su entrambi i modelli verranno montati mozzi ruota di produzione SKF. Si tratta di una fornitura particolarmente importante vista l'elevata tecnologia e l'affidabilità dei prodotti realizzati da SKF. E Franco Ferro, direttore della Business Car Unit Car, chassis di SKF Automotive, ha dichiarato: a seguito del lancio della nuova Volvo XC90, sono lieto di confermare che questa sarà dotata delle unità mozzo ruota elevate prestazioni di SKF. Queste unità contribuiranno a migliorare le caratteristiche di questa automobile per quanto riguarda il controllo e il comfort di guida. Con la XC90 il costruttore svedese alza la posta, puntando ancora di più sul comfort, sul fun to drive e non certo in ordine di importanza sulla sicurezza. SKF ha quindi messo tutto il proprio know-how per sviluppare e costruire mezzi ruota all'altezza della situazione. Vi ricordo che la produzione della nuova XC90 inizierà a febbraio del prossimo anno. Quant Nano Flow Cell. Dietro questo nome, non propriamente adatto alla commercializzazione, si cela un affascinante prototipo di supercar basato su tecnologie di ultima generazione, tutte incentrate sul concetto del flow battery. La propulsione di questo concept super tecnologico è affidata a 4 motori elettrici trifase a induzione, montati direttamente sulle ruote. Ogni motore ha una potenza di picco di 170 kW e di esercizio di 120 kW, il che si traduce in termini automobilistici tradizionali in 653 HP complessivi con una coppia di 2900 Nm. Secondo il costruttore, l'auto consuma 20 kWh ogni 100 km con un'autonomia tra 400 e 600 km. Ricordiamo che informalmente era stata anticipata un'autonomia attorno a 385 km ed una velocità massima di 350 km/h, ma poi al Salone di Ginevra di quest'anno l'autonomia è aumentata e i chilometri orari sono diventati addirittura 380. Non meno roboante è infine l'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi. E si sa, i richiami sono molto frequenti tra i costruttori, ma quando si tratta di una Ferrari la cosa fa notizia. Negli Stati Uniti l'Ente Nazionale per la Sicurezza ha imposto alla casa del Cavallino di rivedere il meccanismo di apertura del bagagliaio, costringendo la fabbrica di Maranello a far rientrare in officina più di 3.458 Italia. Il rischio che qualcuno potesse rimanere chiuso nel baule senza la possibilità di aprirlo o dall'interno era molto alto. In realtà è davvero difficile che una persona possa calarsi dentro il vano portabagagli e infatti questo provvedimento ha scatenato critiche e ironie. I tecnici americani invece sostengono che una persona di taglia piccola, per esempio un bambino, potrebbe inavvertitamente rimanere chiuso dentro il baule. A Maranello dovranno quindi rivedere il meccanismo sul 458 Italia e Spider, e i tecnici modenesi sono già pronti ad intervenire. La leva attuale consente di aprire il baule di qualche centimetro dall'interno quando la vettura è in movimento. Con la modifica quindi si potrà così sbloccare completamente. E nell'ultima notizia di oggi vi ricordo che è disponibile in edicola Autotecnica di ottobre. Parliamo del 398esimo numero, un lungo percorso di successi grazie a contenuti unici. Questo mese, tra i tanti articoli che troverete al suo interno, vi consigliamo l'approfondimento sulla Ford Fiesta ST e l'avventura del nostro driver in pista con la Peugeot RCZ R Racing. Inoltre troverete anche un focus molto interessante sulle batterie al piombo e poi ovviamente ancora tante novità di prodotto e moltissime curiosità del mondo automotive. E questa era l'ultima notizia di oggi, appuntamento con una nuova edizione di Autotecnica News lunedì prossimo. Vi aspettiamo, grazie, arrivederci.